mi sono innamorata di Giorgio Vasari sicuramente studiando storia dell'arte e poi in effetti ho fatto anche proprio la tesi di laurea sulle committenze di Giorgio Vasari a Monte San Savino, che è il paese dove vivo. Laura Davitti, artista aretina appassionata di Giorgio Vasari, ha omaggiato l'artista con opere d'arte a lui dedicate proprio in occasione del 450° anniversario dalla morte. Una mia passione appunto è il disegno e la pittura, e in modo particolare io faccio appunto questi acquerelli chinati e anche i disegni fatti con la matita sanguigna e il gessetto bianco, che poi è un po' la tecnica che si rivede nei grandi maestri del passato. È delicatissima la sanguigna, anzi più è delicato e più è bello il disegno. Qualche linea e poi si dà la luce con il gessetto bianco. Opere d'arte che adesso diventeranno dei gadget. Questi sono i primi gadget, tra poco ne arriveranno degli altri, però già anche questi gadget sono stati molto acquistati. È stata realizzata anche questa tazza che contiene tutti e tre i disegni, quindi partiamo dal disegno con proprio il macchinario orologio, Giorgio Vasari e il quadrante dell'orologio. Vasari è sicuramente un punto di riferimento. E quest'anno appunto si celebra l'anniversario, i 450 anni dalla morte di Giorgio Vasari, e quindi ho pensato che fosse molto bello comunque celebrarlo anche appunto con dei disegni, ma soprattutto con dei gadget. Vere e proprie opere d'arte che hanno suscitato già grande interesse, finendo per essere poi riprodotte su agende, shopper, quaderni, tazze, matite, gomme e penne. Vediamo Giorgio Vasari, l'acquedotto, il palazzo della Fraternità dell'Aisci con il campanile, questa che è una lettera di Giorgio Vasari che dovrebbe appunto ricordare proprio il testamento di Giorgio Vasari, in cui appunto nomina la Fraternità dell'Aisci come erede universale. In sostanza, gadget dedicati proprio a Giorgio Vasari all'interno della Fraternità dei Laici. Il gadget per me è importante perché penso che appunto serva proprio per veicolare l'arte. I turisti lo sanno e quindi apprezzano anche di portare un ricordo di Giorgio Vasari con sé.